ambito della necessità di un'integrazione femminile nell'ambito della politica, appunto il Presidente Antonio Di Pietro ha voluto con le scorse elezioni europee proporre alle donne di poter mandare il proprio curriculum, quindi insomma provenienti dalla società civile, quindi di avere l'opportunità eventualmente insomma di fare un percorso straordinario, poi quello che ho fatto io, perché ho mandato il mio curriculum, sono stata selezionata, ho fatto questa esperienza meravigliosa delle elezioni europee. E poi successivamente sono stata nominata nella giunta di Firenze dal sindaco Matteo Renzi, che ha voluto, ricordava anche Nicolò, 5 donne e 5 uomini, stata appunto la voglia di una parità di genere, insomma, e quindi in questo senso di intenzionalità, quanto meno formale, insomma, di dimostrare che di fatto ci fosse un contributo della donna all'interno della classe dirigenziale all'interno del Comune di Firenze. Non è semplice, insomma, essere all'interno della politica, però volevo anche ricordare una cosa che mi ha molto colpito, che ha detto prima la dottoressa, cioè che sostanzialmente la donna ha una tempistica di azione molto diversa da quella maschile, perché fondamentalmente deve conciliare l'esigenza professionale, che attualmente insomma con il provvedimento della cultura è fondamentale, con un'esigenza di propriazione che la limita temporalmente. E voglio anche dire che purtroppo in Italia questo è reso ancora più complicato, perché gran parte appunto dei ruoli dirigenziali si raggiungono a un'età in cui in effetti il conflitto con la necessità di dover fare un figlio è fortissimo. Mi riferisco al mio precedente attuale, insomma, perché io rimango medico, rimango cerco di ricercatrice all'Università di Firenze, cioè in Italia è una cosa che ho detto spesso durante la campagna elettorale europea. In Italia si diventa ricercatori a un'età media di 35 anni, il che penalizza non tanto, penalizza soprattutto la donna, perché la donna dovendo arrivare a quell'età lì, quindi dovendo lottare e combattere in maniera assoluta, insomma, contro un predominio maschile totale, deve sacrificare quello che è appunto l'aspetto strettamente femminile, l'aspetto strettamente materno, quindi l'esigenza di volersi costruire una famiglia. E anche se riesce effettivamente a costruirsela, quindi a fare dei figli, poi successivamente le condizioni che l'Italia ci pone per poter poi parallelamente poter svolgere il ruolo di madre, quello di donna impegnata in una carriera, sia quella politica che sia quella professionale in senso stretto, sono opportunità di poco conto effettivamente, perché l'Italia si basa sostanzialmente sulla presenza dei nonni, e mi riferisco soprattutto alla Francia, che è un paese che conosco molto bene. In Francia l'esame di nido chiude alle 7:30-8 la sera, e questo dalle 8 di mattina fino alle 8 la sera. Sono presenti in tutte le strutture pubbliche, in tutti gli ospedali, in tutte le grandi aziende, e questo dà oltre un beneficio per lo Stato, perché chiaramente poi la donna che entra prima a lavorare fa un beneficio pazzesco anche per le donne, hanno la possibilità di portare anche i bambini malati all'interno, chiaramente non con malattia, la febbre, c'è un'assistenza particolare, quindi c'è tutto un sistema di contenimento della donna come ruolo, come madre, come lavoratrice, che dà uno spazio, un respiro, una possibilità quindi di integrazione e di inserimento che qui in Italia non abbiamo. Per tornare a effettivamente quello che è il contributo, insomma, la differenza che io percepisco tra l'essere donna e l'essere uomo, per esempio all'interno dell'amministrazione comunale di Firenze, ci pensavo mentre venivo in qua da Firenze. Quello che colpisce maggiormente è che la donna attualmente effettivamente, come veniva sottolineato dalla dottoressa, viene spesso relegata ad una serie di ruoli che sono assolutamente marginali, che sono costituiti appunto dalla storia, che poi successivamente incarnano quello che poi la donna stessa può rappresentare all'interno delle istituzioni. Le difficoltà maggiori che trovo io all'interno della giunta comunale di Firenze non sono relativi al combattere battaglie tipicamente femminili, perché quello che viene tollerato, cioè una donna che si occupa di varie opportunità, una donna che
che si occupa anche di relazioni internazionali, una donna che si occupa di problematiche di ampio respiro, comunque connessi col ruolo sociale, della cura dell'altro, sono ben tollerate. Il problema è quando la donna, senza per questo virilizzarsi, perché appunto senza per questo quindi perseguire la necessità di avere il potere in quanto tale, quindi brandirlo come se fosse un oggetto tipicamente maschile, quando la donna tenta invece di svolgere un ruolo maschile come attribuzione, ma con la sensibilità, la passione, l'integrità, il coraggio della donna. Ecco, le battaglie più dure che combatto io all'interno del Comune di Firenze sono proprio queste, cioè nella volontà di svolgere un ruolo che fino adesso è sempre stato delegato agli uomini, cioè quello appunto magari di imporre la tutela, il mantenimento, il rispetto, la salvaguardia della, per esempio, della salute dei cittadini attraverso quelle che sono le determinazioni relative all'ambiente, quindi la tutela dell'inquinamento atmosferico, dall'amianto, e poi svolgerlo quindi con la caparbietà, con anche la tecnicità, perché poi insomma noi donne siamo anche capaci poi, una volta che approfondiamo gli argomenti, perché poi è una competenza, una pertinenza straordinaria. E quindi la difficoltà è più sui temi che effettivamente sono considerati temi strettamente maschili, che i maschi svolgono da sempre nella storia. E quindi mi domando se poi alla fine anche noi donne probabilmente dobbiamo cambiare atteggiamento, modo di vedere, modo di porci, dobbiamo proprio sforzarci di fare in modo di non subordinarci all'esigenza, insomma, effettivamente di combattere contro i diritti delle donne, per i diritti delle donne stesse, ma anche combattere per quello che è il miglioramento della società in generale, quindi svolgere anche ruoli che normalmente non sono strettamente femminili, ma che possono essere svolti dalle donne in maniera altrettanto esaustiva, in maniera probabilmente anche, e qui mi scuso con gli uomini, perché insomma non voglio fare accusatoria, però con quella sensibilità, con quella cura dell'altro che è proprio tipica, che è nell'archetipo femminile veramente. In questo ripenso, prima ci ha fatto pensare la dottoressa quando ha fatto il riferimento al racconto persiano, ripenso a un altro racconto biblico che è quello del re Salomone, che non riuscendo a capire sostanzialmente chi fosse la madre di un bambino, allora a quel punto lui, per capirlo, dice: allora io lo taglio in due, e una parte la do a una mamma e l'altra parte la do all'altra mamma. E a quel punto la vera mamma dice: no, dallo a lei. E lui così capisce, perché l'animo femminile è questo, è il darsi con l'integrità, la passionalità e la sensibilità, insomma, tipica del nostro genere. Grazie. Io ho il piacere a questo punto di passare la parola a Sara Batteroni, assessore Italia dei Valori della Provincia di Massa Carrara, di cui finalmente abbiamo il piacere di sentire la voce gentile finora. Che vediamo che sia gentile. No. Io normalmente non sono. No, mi sono puntata a delle cose gentile, non si ricarica sui miei punti. Vediamo di addolcire l'intimità. No, io volevo dire Nicolò ha ringraziato il XX secolo, io ringrazio l'Unione Europea, perché credo che, anzi, ringrazio il fatto che l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, perché se oggi dovessimo entrare nell'Unione Europea, forse per i dati in cui siamo, per la partecipazione delle donne alla democrazia e a questo paese, forse ci lascerebbero fuori, tanti ci lascerebbero fuori per altri problemi legati all'informazione, non sappiamo bene a come curiamo il sistema della giustizia, eccetera. Però credo che il nostro titolo che abbiamo scelto, Donne in politica più democrazia, sia espressione reale, no? Cioè democrazia, donne in politica è espressione di democrazia. Quindi, siccome noi siamo al 25° posto, forse questo tema democrazia, diciamo, può essere messo in dubbio in Italia, proprio per questo momento. Penso poi all'Unione Europea, perché è un
voglio partire da questo elemento autobiografico. Io ho partorito la mia prima figlia, che il mio figlio ti sconvolge la vita, perché